amore, che portiamo sempre in ritardo, facciamo sempre brutte figure. Ciao! Con lei! Ciao bellezza! Ciao tesoro, come stai? Bene, tu ancora con la disgrazia stai, ma no. E tu sola, il fidanzato? Sì, io da sola, non sono più fidanzata. Che peccato, eppure c'era così tanto amore. A me usa dice, ma sai com'è, l'amore è contagioso. In che senso? Nel senso che tu ti innamori di una persona e quel si innamori di qualcun altro. Oh. Che beh, poi ce la vice brutto quel che si è preso, ma neanche i lunghi del piede mio. Ma quanto sono felice che si sono sposati questi due, sì. Perché sono proprio il ritratto dell'amore, l'amore è vero, non l'amore morto. Parliamoci chiaro, l'amore è la sensazione più bella che ci sia. Sono d'accordo. Permettimi di dissentire, perché ci sono altre belle sensazioni nella vita di Dondino, tuo. Dondino. Un secondo solo. Non è che stiamo giocando, dai, è una roba di corsa. Secondo la tua esperienza, l'amore è la sensazione più bella che ci sia. Sì, l'ho detto tante volte catechesi. Ma vabbè, solo l'amore, Dondino, dai. Se hai la diarrea e trovi il cesso libero, anche quella è una bella sensazione. Forse superiore pure all'amore. Speriamo di provarla a breve. Momenti. Push! Bella? Belle sì. Bel visino. Peccato il seno un po' piccolo. Vedi, questa è la prova che le donne con il seno piccolo hanno un viso bellissimo. E quelle col seno grande? Non ne ho idea. Brando, ehi, qual è la tua situazione sentimentale? La mia situazione sentimentale? Allora, devi sapere che io abito da Trieste in su. Ehi, mi devo trasferire almeno a Pescara, così posso avere qualche speranza. Ma tu hai visto Antonella? L'ho visto. Ma come sta, visto? Sta tosta, eh? È tostata. E le cosce, guarda, le gambe, ma è oggi la volta buona. Ci vuoi provare? Sì. Va. Come sta la cosa? Bene? Sta bene. Vai, sei un figurino. Posso andare? Vai. Antonella, ciao! Ciao, caro, come stai? Io bene, ma tu come? Ma sei uno splendore, ma fatti vedere! Dai! Ma chi sei? Ma grazie! Anche tu, devo dire, non male! Sto bene! Beh, il matrimonio di una cara amica, per forza! Quest'abito ti piace? Sì, questo Prince Gall ti dona molto! L'ho preso per San Valentino! La settimana prossima, sì! Tu che fai il 14 febbraio, eh? Di che giorno viene? Giovedì! Le polpette! Giovedì faccio sempre polpette, perché il venerdì poi sta il pesce, quindi la polpette su che poi il pesce le gira. La carne non ci va il venerdì. No, il venerdì assolutamente. Ho messo la suoneria del cellulare con la campana, è bellissimo, alcuni messaggi. Va bene, ma senti, ma la sala dov'è? La sala dov'è? È fuori il paese, nella Pineta. Ah, ho capito, sì. Bellissimo sì, ristorante, voglio, sì, si sì, mangia benissimo. È vero. Bello. Peccato che non posso mangiare io. Perché? È perché sto seguendo una dieta, Brando. Sì, anch'io. Sì. Sto seguendo una dieta dissociata. E che significa? E gli altri fanno la dieta e io mi dissocio. Come fai a mangiare? Mi mangio. Allora, fratelli, dopo aver ascoltato la manifestazione di consenso degli sposi, passiamo adesso alla consegna degli anelli. Questa è un'altra cosa, diciamo, che a me diciamo, colpisce, ecco, nel matrimonio, perché è il momento più del matrimonio. Allora, gli anelli avete portato? Sì. Chi sono? Da Ocean li danno per il resto, diciamo, come oggi. Detto io. Vabbè, ognuno come spendi mangio. Allora, prego, iniziamo da lui. Allora, Laura, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tocca a te, l'anello dov'è? È qua. È su un cerchio. Zia, ma
perché tu non ti sei mai sposata? Già il fatto che si dica contrarre matrimonio, contrarre, come fare malattie, ti deve far pensare. Mai, zia, mai. Sto tanto bene in salute. Donato, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Sì. Nel nome del Padre, sì, del Figlio e dello Spirito Santo. A posto. A questo punto vi dichiaro marito e moglie. Adesso lo potete anche scrivere su Facebook, se vuoi. Si può? Mossi. Oh, finalmente. Io c'ho due righe qua che... Aspetta. Ehi, mettete anche... Fate una storia. Taggatemi, eh. Sì. Fate la sua, taggatemi. Non prende. Non prende. Aspetta, no, non perché ho avuto un problema con Wi-Fi. Ma tu che c'è, Will? Che c'è? No, c'ho la... Aspetta, andiamo fuori. Se ti metti fuori vicino al portone, prendi. Piano. Fermi! Sorridete!